l'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Un piccolo passo avanti, ma pur sempre un punto che smuove la classifica. Il Palermo pareggia Brescia 1-1, forse con un pizzico di coraggio in più avrebbe anche potuto vincere, ma proprio all'ultimo secondo Andrea Caracciolo ha fallito clamorosamente la palla che avrebbe consegnato al Brescia la prima vittoria casalinga di questo campionato. 1-1, partita godibile nel primo tempo, un po' meno nella ripresa, segna Belotti per il rosanero, un gol importante che permette a Yekin di proseguire la sua striscia positiva. Dopo l'ottimo esordio maglia rosanera in occasione della trasferta di Bari, Andrea Belotti si è reso protagonista a Rigamonti di Brescia grazie alla rete del pareggio siglata al 16° della ripresa. Stadio News 24 ha contattato il suo agente Sergio Lancini che dice: ho sentito Andrea ed è ovviamente contentissimo. Il gol ha impreziosito decisamente la sua prestazione, è evidente come il suo ingresso in campo abbia cambiato la partita, dice. Sino a quel momento la difesa avversaria non aveva sofferto più di tanto. 100 presenze con la maglia rosanero per Ezequiel Muñoz. Sinora il centrale argentino aveva collezionato 85 gettoni in Serie A, 4 in B, 4 in Coppa Italia e 6 nelle competizioni europee, con debutto assoluto datato 26 agosto 2010 in Europa League nella gara Maribor-Palermo 3-2. Beppe Iachini non si scoraggia in vista delle prossime sfide di campionato. Col tempo ci sarà possibilità di crescere e migliorare, dice Iachini. È sempre difficile subentrare, bisogna lavorare, la bacchetta magica non ce l'ho. Non è ancora la squadra figlia del suo allenatore, ma io conosco solo la strada del campo. Bisognerà inculcare la mentalità di questo campionato. Sapevamo che in 8 giorni era difficile, però qualcosa buona già l'abbiamo vista. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della gara e domenica sera al Barbera contro il Pescara. Non ci sono buone notizie per Beppe Iachini, che per via delle convocazioni in nazionale dovrà fare a meno di Belotti, Berra ed Hernandez. Insomma, un Palermo dimezzato. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.